La ringrazio, Presidente. Colleghi senatori, a distanza di oltre 100 anni dai combattimenti, sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, nei giorni scorsi sono stati rinvenuti i resti di un soldato italiano caduto durante il primo conflitto mondiale. Nelle vicinanze sono stati recuperati anche il suo elmetto quasi integro e una parte di scarpone in dotazione al Regio Esercito. Il rinvenimento e il recupero di resti è stato reso possibile grazie al prezioso contributo dell'Associazione Ricercatori e Amici della Storia. La cerimonia di resa degli onori solenni avrà particolare significato perché proprio quest'anno ricorrono i 100 anni della costituzione del Commissariato Generale per le onoranze ai caduti, a riprova del fatto che, nonostante i 100 anni trascorsi, la missione volta al mantenimento del culto della memoria è quanto mai attuale e che l'attività di ricerca e recupero dei propri figli prosegue incessantemente in Italia e all'estero. Proprio nell'anno di tale ricorrenza, il comune di Fogliano Re di Puglia, in provincia di Gorizia, ha presentato il progetto Adotta un caduto, condividendone gli aspetti con la Giunta regionale Friuli Venezia Giulia e con l'Ufficio Scolastico Provinciale, ponendosi l'obiettivo di realizzare un collegamento generazionale tra chi ha donato la vita per la difesa dei propri confini e dei giovani degli istituti scolastici, al fine di consolidare rispetto e vicinanza al culto della memoria. L'importante evento ricercherà il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del mondo dell'associazionalismo giovanile per creare i presupposti e lo svolgimento di alcune attività didattiche ed informative, quali ad esempio le lezioni di storia della Prima Guerra Mondiale ed il Carso, oppure conferenze illustrative su specifici argomenti, come ad esempio le innovazioni tecnologiche per il riconoscimento dei corpi dei caduti attraverso l'analisi del DNA. E in tal senso, in piena collaborazione, il Commissario Generale renderà disponibile l'area del Sacrario Militare, della zona monumentale e della struttura denominata Casa della Terza Armata per lo svolgimento del programma in linea con i canoni di sacralità e decoro espressi dal luogo. Si auspica che tale iniziativa possa essere replicata anche per gli altri luoghi della memoria per rievocare il passato affinché promuova nei giovani il rispetto per i valori e per ricordare che ogni vita spesa ha senso solo se il sacrificio non è stato reso inutile. Re di Puglia, 100.000 anime sepolte per 100.000 impliciti minuti di silenzio. Grazie Presidente, grazie colleghi per l'ascolto. Grazie a lei, senatore.